was that? Wait, who the fuck are you? Hey, you're the pervert staring at Bayonetta's tits all the time. You really need to learn how to talk to a lady. Hey, I am no... Wait, how did... No time for this, mate. Where's the mountain? Where's Fimbulventer? I'm in a hurry. Hey, kid! What the hell was that? Kids these days. Huh. Much for a cat always landing on his feet, Cheshire. Get out!
Ben ritrovati in Super Diretta, subito a cannone con la nuova formula, seconda Super Diretta in due giorni, perché il nostro scopo è accontentarvi e quindi fare più giochi. Noi ovviamente pubblichiamo sempre il sondaggio, voi scegliete, i primi due, talvolta i primi tre, saranno oggetto della nostra Super Diretta, un po' più intima, ma ancora più approfondita rispetto al solito, perché il gioco è il protagonista. Con me oggi c'è Matteo, che sta giocando Bayonetta 2, che è un'uscita proprio oggi, in maniera ufficiale, per Nintendo Wii U, pacchettizzata, che ha avuto la fortuna di comprare la First Print Edition, che c'ha anche il libro degli angeli e degli artwork, e poi ovviamente in versione digitale. In America è disponibile anche il primo gioco gratuito, uscito, l'abbiamo recensito qualche tempo fa. Bayonetta 1 su Nintendo Wii U si è beccato 9, questo si è beccato 9,5. Rimane ancora uno dei massimi esponenti del genere degli action, proprio duri e puri, Bayonetta. Ovviamente sono io l'esperto, nel senso che ho recensito io il gioco, quindi so vita, morte e miracoli della produzione di Platinum Games, che è esclusiva per Nintendo Wii U. Quindi dopo l'ottimo successo, in realtà è stato uno dei titoli più venduti da parte di Platinum Games su console, gli altri hanno venduto anche di meno. È uscito su PS3 e 360 nel inizio 2010, dopo 4 anni e passa è uscito invece in esclusiva nel Nintendo Wii U, perché Nintendo si è preso a carico della produzione del titolo e quindi l'ha ottenuto questa esclusiva. Assolutamente grande scelta da parte di Nintendo, sia perché è un super titolo, 9,5, il gioco ha avuto voti enormi e anche qualche 10 ovunque, e sia perché è un tipo di genere di gioco che non è proprio super comune sulle piattaforme Nintendo, e quindi permette di variare, di amplificare l'offerta di Nintendo Wii U. Al di là dei titoli first party di Nintendo classici e qualche terza parte, abbiamo anche un super esponente del genere action. Come sempre, con questa diretta cercheremo di approfondire il gioco ai massimi livelli, nel senso, voi chiedete qualsiasi cosa sfruttando il nostro account Twitter @multiplayerit, hashtag superdiretta, scrivete anche in chat e noi cercheremo di rispondere a tutte le vostre domande. Andando avanti anche nella superdiretta vi mostriamo e vi mostreremo qualche livello più avanzato, tutti i costumi che abbiamo sbloccato, come funziona il sistema di controllo, quali sono le opzioni, tutto quello che concerne il titolo, in maniera tale che comunque vi facciamo vedere al massimo il gioco, oltre alla video recensione che abbiamo già parlato, e andando oltre anche tutti i limiti di Nintendo che aveva imposto in fase di recensione, per non spoilerare. Oramai il gioco è uscito, possiamo far vedere quello che ci pare, non vi facciamo vedere il finale magari perché è un po' eccessivo da questo punto di vista. Allora, andiamo quindi subito a vedere un attimino le domande che sono arrivate anche in chat. Ho letto di domanda, ci sono tante discussioni riguardo il Nintendo Wii U, questo gioco come si innesca all'interno di Nintendo Wii U, e vedete, ogni capitolo è diviso in versetti. I versetti sono gli scontri in soldoni, o comunque piccole sezioni del gioco. Alla fine di questi versetti c'è una sorta di giudizio. Matteo adesso ha ottenuto il platino puro perché ha ucciso nemici senza essere colpito e in poco tempo. Flawless victory. Poi abbiamo il platino e così via, scalare fino all'ottone, non mi ricordo qual è. Al legno. E ovviamente c'è pietra. Ogni versetto permette di ottenere delle aureole. Le aureole sono la moneta sonante del gioco, che vanno spese per sbloccare le tecniche, per ottenere i costumi, per ottenere i tesori, gli accessori che può equipaggiare Bayonetta. Assolutamente io la considero la controparte femminile di Dante di Devil May Cry, anzi subito è diventata famosa e l'ha superato un Devil May Cry che adesso ovviamente dopo il tanti, vero erede esatto, tanti episodi Devil May Cry sta un po' annaspando, adesso invece Bayonetta ritornata in auge alla grandissima, un bel personaggio, e vedete rispetto al primo capitolo una delle novità più importante a livello estetico è se tagliate i capelli. A me all'inizio non piaceva, in realtà dopo aver giocato tante ore, oltre 20 ore e passa, Bayonetta 2, assolutamente il nuovo look mi piace di più. Questa protagonista che è ironica, sensuale, ammicca sempre, è seminuda quando utilizza la sua tuta in latex, e lei è una strega di Umbra, quindi cosa significa? Ha fatto un patto con il demonio, con i demoni, con l'inferno, per ottenere il controllo di alcune creature demoniache. Avete visto all'inizio della super diretta, verso la fine della parte giocata da Matteo, lei ha utilizzato l'apoteosi di Umbra, delle streghe di Umbra, per
evocare questa creatura infernale e ammazzare il nemico nella maniera più disparata. E durante il corso del gioco ci sono tante uccisioni del genere. C'è sempre questo discorso degli angeli, dei demoni, c'è il Lumen mascherato, dei saggi di Lumen. Gli umani rappresentano il caos e poi ci sono gli angeli e i demoni, come al solito combattono tra di loro, tra chi vuole l'ordine estremo e il controllo estremo sugli umani. Gli umani hanno il free will, hanno il controllo del destino, però rappresentano il caos. Il libero arbitrio che non va bene né agli angeli né ai demoni. E quindi la protagonista principale sfrutta la sua possibilità di andare attraverso il purgatorio e quindi combattere sia gli angeli che i demoni per affermare il libero arbitrio. Ci sono una serie di accadimenti man mano che si susseguono all'interno del gioco e questi personaggi secondari, avete visto il Little One, Loki, questo ragazzino che ha la capacità di modificare proprio il tempo attorno a sé, di modificare anche, avete visto nelle video recensioni, nei filmati, la composizione dello scenario. Ci sono i saggi di Lumen, ci sa Jan, che sarebbe l'altra stega di Umbra che chi ha giocato il primo capitolo già conosce. E infatti ci sono diverse sezioni, una delle novità di Bayonetta 2 rispetto al primo, queste diverse sezioni all'interno delle quali si combatte in due. Sia nella storia principale, che sono ben specifiche e legate agli accadimenti, sia nella modalità in multiplayer che vi facciamo vedere più avanti, che si chiama Doppia Apoteosi, Tag Climax, per quanto riguarda la versione inglese. E sono molto molto interessante. Vedete, in questo caso c'è Bayonetta che è davvero un esibizionista, utilizza, questo sta evocando un altro demone, creatura infernale, e quindi è fighissimo perché mentre lei combatte col saggio di Lumen, ovviamente entrambi hanno evocato queste creature angeliche. Faccio creature fatica a distinguere. Esatto, infernale. Beh, tutto un casino su schermo, perché il gioco è un casino su schermo costante, ci sono davvero dei combattimenti incredibili. Che vi prendono, che mi fanno prendere parte, ma in realtà è un gioco estremamente tecnico, perché il gameplay in realtà, al di là di questo stile che è molto giapponese, eccessivo, molto ammiccante, che piace o non piace, a noi piace tantissimo, ci piace, al di là di questi accadimenti sempre enormi su schermo, c'è un gameplay di primo livello. Perché? Ovviamente i combattimenti di base sono i classici degli action, attacchi pesanti, leggeri, con le mani e con i piedi, o con le armi equipaggiate sulle con mani, i con i piedi, esatto, sui tacchi. Però c'è la schivata. Con ZR è possibile attivare la schivata. Quando si utilizza la schivata, eccola, nel momento esatto in cui si sta per essere colpiti, il tempo si rallenta, si attiva il cosiddetto sabbat temporale, e a quel punto si ha un vantaggio sul nemico, perché il tempo, c'è un po' di spazio per attaccare e distruggere il nemico. È un gioco davvero eccezionale per gli amanti degli action, perché in realtà, seppur il gameplay non è tanto dissimile da quello dell'originale di 4 anni fa, nel frattempo non è che sono usciti questi grandi action che hanno ridefinito il genere, e il gameplay invece di Bayonetta rimane molto molto fresco, e di conseguenza è un titolo davvero eccezionale. Guardate che qui esatto, qui cominciano a combattere in aria mentre lei ha evocato un altro demone infernale, quindi mazzate da cecati, proprio come si suol dire. Botte da orbi! Esatto, un gioco che va a 60 fotogrammi al secondo per gran parte del tempo, soltanto le cutscene a 1080p rallentano, non si sa perché, è un problema che ha contraddistinto anche Alien Isolation, non si sa per quale motivo le cutscene, che sono tutte quante, come dire, calcolate in tempo reale ma non interattive, rallentano, ma mentre si gioca la risposta ai comandi è perfetta. Matteo sta giocando col gamepad di Nintendo Wii U. Quello grande e grosso di Nintendo Wii U, ovviamente c'è anche il supporto per il Pro Controller per avere la massima, come dire, il massimo dualismo con il sistema di controllo, ma io non ho trovato grossi problemi a giocare col gamepad di Wii U. Bisogna fare un attimo di pratica rispetto al pad 360 o PS3 se avete giocato il primo. Dopodiché il gioco è tarato benissimo, c'è anche una modalità tattile, quindi touchscreen un po' più casual, onestamente è abbastanza dimenticabile. Io, se comprate Bayonetta, dovete essere dei appassionati di giochi action, a quel punto volete giocarlo al massimo, perché in realtà Bayonetta c'ha quest'altra caratteristica. Vedete, questi capitoli sono molto diversificati, ci sono quelli un po' più di esplorazione, quelli un po' più platform, e quelli dedicati unicamente al combattimento e allo scontro con il boss. Ma in realtà, col fatto che voi raccogliete le aureole e le spendete e fate tutte queste belle cose, e quindi sbloccate nuove accessori da equipaggiare, sbloccate nuove abilità,
Bayonetta non si esaurisce finendo il titolo una prima volta dopo 10-12 ore, bensì diventa un gioco che va sempre più approfondito, va giocato a livelli di difficoltà più alti, che si chiamano apoteosi, sono tre inizialmente più quella infinita una volta finito quello più alto, e il gioco è quello, il gioco va giocato, rigiocato, vanno perfezionate le proprie tecniche per ottenere il massimo delle aureole, per sbloccare tutti i segreti che il gioco ha, sono una caterva e dopo ve li faccio vedere tutti, vi facciamo vedere tutti, ed è un gioco che bisogna, nel quale bisogna perfezionare, anzi, quando giocate a livello più alti dovete, anzi, vi porterà il gioco a disattivare il sabbat temporale, e quindi semplicemente dovete schivare gli attacchi avversari e subito contrattaccare, come in questo caso, senza però il rallentamento del tempo. È un gioco che davvero mette proprio in risalto la spettacolarità del gameplay vero e proprio, innestato ovviamente in un'atmosfera, in una grafica davvero super bella da vedere, caotica e quant'altro. E per essere un gioco per Nintendo Wii U, che è a cavallo tra le due generazioni di console, il gioco è molto bello da vedere. Di primo impatto non è tanto dissimile al primo Bayonetta originale, ma in realtà c'è molto più casino su schermo, hanno migliorato tutti gli effetti grafici, gli effetti di luce, la fluidità è sempre eccezionale, se vi ricordate la conversione per PS3 era inguardabile, andava alla metà del frame rate e la risoluzione era più bassa, in questo caso invece abbiamo davvero la base della versione 360, nel frattempo adesso Matteo sta controllando il demone infernale, vedete che figata clamorosa, cioè il gioco veramente può essere definito una figata, perché è divertente, spettacolare, caotico. Ma in realtà quando lo giocate la centesima volta per sbloccare gli extra vi rendete conto che è anche molto tecnico e dovete davvero migliorare il vostro tempismo davvero. E quindi è veramente, cioè davvero c'è poco da dire. E perché io ho dato 9,5 e non di più? Perché ovviamente l'unico problematica che può avere è un senso di déjà vu per quanto riguarda la storia principale rispetto al titolo originale, nel senso che è sempre bella ma non è migliore della storia del primo capitolo, e ovviamente c'è un minimo di senso di déjà vu. Vedete, Matteo ha ottenuto il bronzo, un bonus di aureole dedicato al tempo, al tipo di combo che ha fatto, quindi finisce il capitolo. Io sto andando a ruota libera prima di rispondere alle domande, in maniera tale che facciamo vedere tutto. C'è una sorta di valutazione con tanto di penalità se avete avuto game over. Alcuni versetti, vedete, sono neri perché sono segreti, tra virgolette, sono legati all'esplorazione. Se non andate a esplorarli, non li fate quei tipi di combattimenti e ottenete una statuetta. A questo punto si può sovrascrivere il record precedente per cose non del te lo genere. Sovrascrivo, ma il mio pessimo record. No, va bene. Vogliamo vedere i menu forse? Esatto, allora andiamo innanzitutto a vedere come è composto. Ci sono i capitoli, se vai proprio all'inizio c'è anche il prologo e i ricordi, la fine che sono legati al primo capitolo. Tutti i capitoli, possiamo farli vedere anche tutti perché tanto questa tanto è una bella diretta spoiler. Intanto vediamo il titolo. Esatto. Non è che... ci sono, se non sbaglio, 16 capitoli se mi ricordo bene. Tanto poi in realtà non sono tanto spoiler. Di più, e poi quando si finisce il gioco si sbloccano i capitoli perduti, che sono una sorta di prove all'interno dell'arena che possono essere affrontate a livelli di difficoltà più elevati e sono molto molto interessanti. Quando selezionate il capitolo, mettimi alla prova, quale capitolo che non ho giocato vogliamo fare? Le 9, il 9, la porta dell'inferno, si vai. C'è la possibilità di accedere al menu, ci vai un attimino e vi facciamo vedere anche questa cosa. L'impostazione del personaggio, perché? Si può cambiare il personaggio una volta finito il gioco, quindi in questo caso abbiamo Bayonetta e Gian. Tornando a Bayonetta, si possono utilizzare anche i costumi predefiniti e quelli sbloccati, quindi utilizzando le aureole, tante aureole, si possono sbloccare quelli di Zelda, quello di Star Fox, è bellissimo, utilizza questo che è molto bello, quello di Star Fox. È molto carino il fatto che utilizzando il costume di Zelda cambiano un po' gli effetti sonori e esatto, anche gli oggetti che raccogli, che prendono gli oggetti. I colori sì, e tutto sì, quanto. L'equipaggiamento uguale, perché si sbloccano man mano le armi per le braccia e per le gambe, quindi anche c'è la sorta di lanciafiamme, le pistole, l'arco, e possono essere anche combinate. E poi c'è la seconda versione che è possibile accedere tramite LR, quindi su on the fly è possibile cambiare le combo con due configurazioni differenti in base al tipo di nemico. Alcuni nemici devono essere attaccati dall'alto o dal basso. Andando ok, possiamo dire, prima di andare poi, beh, i premi ottenuti che sarebbero i sortilegi e le statuine delle vari livelli di difficoltà, c'è l'apoteosi infinita che è quella che si sblocca finendolo ad hand, però intanto è figo per tutti i capitoli. Poi tornando ancora indietro,
abbiamo la difficoltà, vabbè, non ci interessa nulla, la pratica e le opzioni. Le opzioni voglio far vedere perché, cioè, a parte la gestione della vibrazione, la telecamera può essere posizionata più o meno vicino a Bayonetta, che è interessante, anche la velocità, in maniera tale che voi tarate la propria esperienza sul gioco vero e proprio. E poi, vabbè, video. Ultima cosa che voglio far vedere, poi Matteo ritorna a giocare il capitolo selezionato, tornando indietro, è il negozio. C'è il negozio di Rodan, come lo dice lei, e che Rodan è un protagonista anche del primo capitolo, è una sorta di venditore che si trova a cavallo dell'inferno, e lui entra nell'inferno quando raccogliete i cosiddetti Lepidoro che vi permettono di accedere a delle armi aggiuntive. Vedete, lui compare anche ogni tanto nelle cutscene della storia, è possibile acquistare in questo caso le armi che avete sbloccato anche in versione alternativa per poterle legare sia alle gambe che alle braccia, gli accessori che sono delle cose che vengono aggiunte, se premi ad esempio uno per farlo vedere, possono essere aggiunte ai due slot a disposizione di Bayonetta che ti permettono magari di disattivare il sabbat temporale o attivarlo in automatico, oppure essere più forti in attacco che in difesa al costo di alcune penalità. Con questo dispositivo magico scendendo giù, le farfalle della protezione, che quindi le farfalle si attaccano quando attaccano, assorbono i danni quando si viene colpiti, quindi si può anche personalizzare il tipo di esperienza per ottenere il massimo delle aureole o il massimo dell'efficacia, soprattutto quando giocate a livelli di difficoltà molto alti. Gli oggetti sono i classici lecca-lecca, ovviamente Bayonetta utilizza lecca-lecca per ripristinare l'energia, per potenziare l'attacco, per potenziare la difesa o per aumentare la barra, perché ottenendo durante il gioco, acquistando le perle di luna e i cuori di strega, si potenzia la barra dell'energia e la barra dell'umbra, del mana, il cosiddetto mana, che permette di avere delle cose. Vedete, in questo caso Matteo ha speso un po' di soldini per tuoi, miei ovviamente, per ottenere l'energia, le tecniche. Le ho sbloccate tutte, quindi le varie tecniche che si ottengono man mano che si ottiene nel gioco. E infine i tesori di Rodan, che sono i vestiti. Se scendi giù, vediamo se possiamo comprare. In arrivo vuol dire sotto forma di... Sì, che si devono sbloccare. No. Si sbloccano con condizioni. Specchio speciale. Compriamo uno specchio speciale. Vediamo che cos'è. Trasforma i tuoi vestiti in un abito orientale. Ok, abbiamo comprato quello. Vedete, poi man mano scolaretta, poliziotta, apprendista strega, strega d'acciaio. Ah, quindi ci sono dei costumi generici e anche quelli, ovviamente. Principessa del Regno dovrebbe essere, suppongo, Super Mario. Regno dei funghi, sì. Esatto, e quindi compra anche questo e poi basta. Così le facciamo vedere, poi dopo mi lasci un po' di aureole. Va bene, così via, vai, bene. Torna a giocare. Io e vado a cambiamo vedere. Subito il vestito, immagino. Esatto, no? Sì. Tanto Star Fox si è visto in tanti video. Andiamo a vedere un attimino le domande che sono arrivate. Ripeto sempre: Twitter e anche la chat. Dice Bayonetta 1 e Peggy 18, chiede Luca Perri, mentre Bayonetta 2 e Peggy 16. Cosa è cambiato su questo fronte? No, va direttamente a giocare. Non vediamo. Cambia personaggio. Il personaggio. Costume, vediamo un po' che ci abbiamo. Predefinito. Questa è carina. Gekka di Umbra o più svestita? No. Più svestita. Questa è carina. Usa questo, no? Usa il principessa del regno. E ok. Onestamente, allora, a me sembra che bene o male il gioco in termini di softcore, possiamo chiamarlo softcore, è più simile a, è abbastanza simile al primo capitolo. Cioè, ci sta che magari sia stato perfezionato il Peggy. In realtà ci sono anche un bel po' di parolacce. Io adesso forse vedi, c'è il culo lì. Lascia premuto il tasto ZR all'infinito. Vabbè, dopo. Queste sono le porte all'inferno. E esatto. Questo? Ma io mi sento male. C'è anche un po' di gravità nel gioco e tutto. Mi sembra più o meno simile. Forse è stato censurato qualche vedo non vedo. Però onestamente. Ma qui vedo tutto. Sembra quello. Esatto. Però magari prima si vedeva un po' di più sedere proprio senza manco la striscia. Questo costume è imbarazzante. Esatto. Guarda, dove devo andare? No, devi andare. Devo salire dentro. Sì, esatto. Premere Y vicino al coso. No, devi andare a premere Y vicino. Eccolo qua. Come si sbloccano armi e vestiti? Chiede Riccardo P. E in Bayonetta. Alcune si sbloccavano con i trofei o il multiplayer. Si sblocca, avete visto, acquistando i primi vestiti se ne sbloccano di altri, finendo il gioco ai livelli di difficoltà se ne sbloccano altri ancora, e facendo precise cose, sbloccando precisi sortileggi che sarebbero una sorta di obiettivi interni al gioco, si ottengono anche gli altri vestiti. Sentito gli effetti sonori di Super Mario ora?
per raccogliere le monete. Sì, tanto si sentono, voi lo state sentendo alla grande. Marcus, ci fate vedere i potenziamenti, li abbiamo fatti vedere, ma ne facciamo vedere altri a breve. La rigiocabilità è forte o debole per questo Bayonetta 2? È fortissima. È uno dei punti di forza. E quello che state vedendo in questo momento è un'altra delle novità del titolo. Ci sono anche i demoni. Non ci sono soltanto gli angoli, quindi Malicious, che è lo sguardo della morte, fa parte dei demoni. Perché che succede all'inizio del gioco? Gian muore, o quasi, e Bayonetta deve andare nell'inferno per recuperare la sua anima prima che sia troppo tardi. In questo caso loro hanno un colore differente. Bayonetta, anziché avere i baci per inquadrarli e per distruggere i loro portali, utilizza dei proiettili. E quindi c'è una diversificazione ulteriore per quanto riguarda i nemici. E vedete, in questo caso avete scelto, come ha detto bene Matteo, il costume della regina dei funghi, e quindi cambiano anche i tipi di rilasci da parte dei nemici, che sono le monete classiche di Super Mario. Questo chi è? Bravo Matteo, ha evitato un grande stile. E questo non l'ho visto mai. E la cosa figa di Bayonetta è che man mano che diventate bravi con il titolo, cominciate proprio davvero a danzare con i nemici. Cioè passate da un nemico all'altro senza interruzioni di sorta. Le vostre combo diventano devastanti e lunghissime. Ottenete un numero spropositato di aureole. Le vostre, non le mie. Sì, esatto, i vostri giocatori. E quindi è interessante. Vedete, adesso Bayonetta raccoglie queste monetone. Ha giocato insieme al Little One, all'Oki. Al piccoletto. E utilizza la sua pistola per rompere questi portali che non mi permettono di proseguire. Quindi comunque anche un gran lavoro da parte di Platinum Games nel diversificare i vestiti, non soltanto due cazzatelle, cambia tutto. Se lasci premuto il tasto ZR, non so se lo fa anche adesso, la schivata, vedete che fa, lasciarlo premuto sempre, con questa sorta di mostra che ho sbloccato. E cammini poi. E poi fa, e vi fa la foto. Ce ne sono tante di queste piccolezze. Bisogna essere veloce a giocare con la telecamera. Simpatica, lì, eh? Esatto. Simpatica. Ci sono davvero tante cose. Sì, questo livello è interessante perché mi sa che lui anche fa qualcosa a livello estetico. Aperto, lui apre i portali, ti permette di entrare in portale. Esatto, e quindi c'è la gravità differente, il passaggio, si fa un attimo nel paradiso, poi si va nell'inferno, si va nel purgatorio, quindi è davvero, c'è tanto stile e tanto divertimento. E lei comunque è un personaggio molto carismatico, divertente, sensuale. Poi ci lamentiamo sempre delle poche protagoniste femminili. Lei invece è davvero salfatto su, e poi in realtà è tignosa. Nelle cutscene non si fa, come dire, abbindolare dagli uomini. Salfatto su. Ne sa una più del diavolo. Sa una più del diavolo, perché è una strega di quanto tempo ad aspettare. Mamma mia, non vedevo l'ora. Assolutamente una killer application, dicono in chat, sì, sì, per Wii U. Ovviamente è un tipo di gioco che non è classico per gli utenti Nintendo. È differente dai giochi classici degli utenti Nintendo, però è una killer application, nel senso, veramente, se trovate un bel bundle può aver senso comprare il gioco per Bayonetta 2. Poi c'è comunque a disposizione per chi già c'ha il Nintendo Wii U la demo del gioco, e tutti sono rimasti parecchio soddisfatti dalla demo. E quindi è ottimo. E assolutamente può essere definito un nuovo... il gioco a 60 frame al secondo. Ovviamente stiamo parlando di uno streaming su Twitch, ancora, quindi non so come lo state vedendo, come sta andando, ma il gioco va a 60 frame al secondo e i tempi di risposta dei comandi sono eccellenti, perfetti per giocare e per eseguire tutte le vostre combo senza complessità di sorta. Matteo, se ci fai vedere anche ad esempio il cambio al volo, no? Con LR, ecco, dell'attacco, vedete? La voglio, lo sto usando tantissimo io, in maniera tale che col tasto L poi si attiva questa apoteosi di Umbra e si possono utilizzare queste combo devastanti per avere meglio. Sì, perché queste due armi, questa rossa sembra un filo più debole, però ha il reach molto più lungo, cioè colpisce dalla distanza. L'altra, le due spade sembrano più potenti, però bisogna stare molto più vicini ai nemici. Krungex dice: si trasforma in uccello, in pantera. Sì, con la doppia pressione del tasto LR è possibile velocizzare trasformandosi magari in pantera. Magari non adesso, però. In aria diventa uccello, ma queste cose però si sbloccano, ragazzi. Io ovviamente adesso il gioco è tutto sbloccato e quindi vedete Bayonetta al massimo. In realtà c'è una bella progressione da questo punto di vista. E servono anche per evitare di essere colpiti. Ci sono i pipistrelli, sott'acqua diventa una sorta di anguillona gigante che permette di andare sott'acqua. Ci sono livelli di pura esplorazione dove si sbloccano gli extra, dove si raccolgono gli LP dorati per ottenere nuove armi, quindi davvero c'è anche grande diversificazione. Vediamo se ci sono altre cose. Sbaglio, Matteo invecchiato, che c'entra? Sì, è vero, è vero. Dai, rispetto al 2006, sì, per forza. Ah, certo. graficamente Riccardo Pix conferma anche io a Russo che
è molto meglio del primo, ragazzi. Se vedete il primo e poi il secondo, a livello proprio di qualità delle texture, ma soprattutto dettaglio, gli effetti, complessità dell'ambiente, è migliore. Se prendi con la Y si può prendere quest'arma, perché poi ogni tanto si raccolgono le armi, i pedoni degli scacchi, esatto, e possono essere utilizzate. Adesso Matteo magari ha, in luogo delle pistole classiche, con la Y è possibile utilizzare l'accessorio fino a che non si consuma per attaccare i nemici. E ovviamente la difficoltà è infinita. Lo utilizziamo adesso. Esatto. In questo caso, vedete, sono molto molto forti, però ovviamente si consumano e hanno un tipologia di attacco differente. A livello di difficoltà alto il gioco diventa una bella difficoltà. Io vi consiglio sempre di giocarlo al primo apoteosi o secondo apoteosi, se siete abbastanza bravi con gli action, e poi dopo ve lo rigiocate a livelli di difficoltà più alti per sbloccare le dinamiche, per utilizzare anche gli accessori, perché gli accessori non si hanno subito, si sbloccano quasi verso la fine. Questa è la pantera, esatto. La faccio vedere. Si sbloccano quasi verso la fine del gioco e servono per i playthrough, per rigiocare il gioco a livello di difficoltà più alta. E questa è l'uccello. Esatto. Che può anche attaccare, tra le altre cose. Aia. Cosa mi aspetta? Alcuni combattimenti sono più lunghi di altri. Ci sono addirittura interi capitoli dedicati ai boss. E quindi sono belli lunghi, belli interessanti. Magari si riparano su più piani, su più cose. Ad esempio c'è quello sopra una sorta di tornado, che poi si va in aria, poi si va all'interno del tornado. Quindi è davvero un gioco che non lesina combattimenti coi boss, mini boss, spin-off e quant'altro. Però ripeto, ci sono anche alcuni livelli sui 16 capitoli che sono di pura esplorazione, ovviamente inframmezzata da combattimenti, perché è un gioco, un action, non è un adventure. Allora, andiamo avanti. In chat si parla anche dei paragoni con altri giochi. The Punisher non vuole fare console war, dice: questa console fa girare questo ben di Dio a 60 fotogrammi al secondo. Ma infatti il Wii U è a cavallo delle due generazioni. Purtroppo quando su PS4 e Xbox One usciranno titoli che sfruttano appieno le console, ci sarà una bella differenza in termini puramente tecnici. Ma il Wii U è una bella console che non sempre viene sfruttata al massimo, anche per le tipologie di giochi. Ma avete visto, è stato annunciato anche Super Smash Bros. A 1080p 60 con grandi esplosioni su schermo. Mario Kart è bellissimo graficamente. Quindi ci sta, cioè, Bayonetta 2 è un bel gioco, un bel vedere, e si imbecca 9,5 perché si posiziona subito di diritto tra i migliori action di sempre, sicuramente di questa generazione di console. C'è poco da dire, se avete gli action dovete giocare Bayonetta 2. Può essere considerata una killer application oppure no, siamo lì sempre al limite, perché è sempre difficile consigliare una console unicamente per un gioco, no? Però è assolutamente un gioco che dovete comprare su Nintendo Wii U. Ora, se siete di intendari puri e crudi, ovviamente è un gioco differente dal solito, ma vi permette anche di magari di ampliare gli orizzonti da questo punto di vista. Sulla trasmissione cubettosa, ragazzi, avete problemi di banda, perché su Twitch potete selezionare la qualità da bassa a mobile, medium, high e source. Noi trasmettiamo a qualità piuttosto alta, ovviamente non altissima, perché altrimenti non ce la faremmo a trasmettere. È ovvio che il gioco dal vivo è tutt'altro. Se avete Nintendo Wii U, ragazzi, avete la demo gratuita da provare, quindi meglio di così non c'è nulla da dire. Troia. Ci sono diverse edizioni che vedo che in chat chiedono. C'era la first print, che vi ho detto, la special edition. In America anche il primo Bayonetta gratuito. Quindi c'è un po' di diversificazione tra i quali scegliere. Allora, questo è un altro dei boss abbastanza interessanti, difficili. Ha cambiato forma 3 o 4 volte. Sì, esatto. Come l'integrazione con l'universo? Ovviamente è possibile scattare screenshot e condividerli sull'universo. Io purtroppo ho rosicato tantissimo, perché durante la recensione non potevo condividere screenshot, ci sono bei scorci spesso e volentieri da immortalare nel gioco. Si sbloccano dei timbri col gioco per il Miiverse, sempre legato a lì. Quindi timbri più ovviamente i classici screenshot. Ti consiglio di utilizzare un lecca lecca, Matteo. Ci provo. Prima che muori. Non ce l'hai a disposizione. Però ce la puoi fare a batterlo. Ecco. No.
Sì, ho utilizzato quello dell'invincibilità, quindi ammazzo. Perché ho finito quelli buoni. Sì, ci sono anche una sorta di invincibilità. Ecco che ce la fai, ecco che ce la fai, ecco che ce... Doppio apoteosi, eccola qui. È bello sto costume però, eh? La principessa Peach. Con la giarrettiera, che ci piace sempre. La stai prendendo, la stai palleggiando la palla, guarda, pam. Ecco, palla a volo e via verso l'alto. Schiacciata verso l'alto. Che distrugge la porta dell'inferno, lo fa sempre ridere, quindi l'accesso alle porte dell'inferno. Mamma mia, per il rotto della pietra proprio, hai giocato malissimo. Figlio mio, è difficile. Adesso non ho più nulla però, quindi morirò tantissimo. Io intanto leggo nel frattempo che ci godiamo queste sequenze che sono metà proprio fluide col motore grafico, altre sono in questo stile grafico che è lo stesso del primo capitolo, tra le altre cose. Tra parentesi, hanno eliminato i quick time events durante le cutscene, che erano abbastanza inutili, e i dialoghi rimangono stupidi, con parolacce, simpatici, con bei accadimenti, ma sono anche un po' più compressi. C'era chi si era lamentato nel primo capitolo che erano un po' troppo verbosi e lunghi, in questo caso l'hanno un po' ridotti, ma rimangono sempre divertenti. Allora, Marcus Singh dice che Killer App Bayonetta per me è un po' troppo. Per lui invece Killer App è stato Bloodborne. È stato, ma se Bloodborne deve ancora uscire, come fai a definirlo Killer App? Cioè, le idee un po', la sfera di cristallo. C'ha le idee un po' confuse sulle Killer App. La sfera di cristallo ha la cosa, o la DeLorean. Beato lui. Darkness Fury ci conferma che con Source, con la qualità Source, si vede bene il gioco, quindi è un problema di voi. Magari se smettete di caricare i porni. Salta un po' qui, mi sa che è un bello spoiler, super spoiler della vita. Andiamo a quello successivo oppure un altro capitolo? No, allora metti un attimo in pausa, facciamo vedere anche il menu. Con meno in questo caso. Meno? Allora, questa è la gestione, quindi potete farla anche qui. Potete scegliere ovviamente le configurazioni A e B, con tipi di armi a disposizione da associare a gambe e braccia. Con L, poi qui abbiamo fatto al contrario, vabbè, uguale. Vabbè. Se vai, quindi vabbè, premi R e vai a destra, abbiamo la gestione degli accessori. Quindi qui si possono attaccare gli accessori nei due slot disponibili a Bayonetta. Andando ancora avanti con R, abbiamo la gestione dei lecca-lecca. Quindi i lecca-lecca che possono essere utilizzati nel menu di pausa in questa configurazione, oppure associati alla croce digitale. Qual è quello per riprendere l'energia, Antonio? Così lo equipaggio. I verdi. Allora, poi questo qua premi la conferma, equipaggi, e lo equipaggi a destra. C'è il mega lecca lecca. Poi se vai sotto ci sta quella sorta di diario, che le ricette di strega, che permette di creare le cose, perché ovviamente voi raccogliete questi materiali e quindi potete creare poi il lecca lecca verde, il mega lecca lecca, quello che vi dà la potenza in attacco o la difesa, e poi con questa sorta di minigioco che è abbastanza utile per quanto vi riguarda, ottenete il lecca lecca da poter sfruttare. E c'è anche il remita, che vi permette di ottenere per un numero limitato di secondi anche delle aureole aggiuntive. Poi uscendo fuori, andando ancora a destra con R, abbiamo tutto il compendium, quindi gli inni angelici che avete sbloccato, poi abbiamo le sfide che avete portato a compimento o meno, una descrizione degli angeli e dei demoni, vedete Pain, Insidious, Idus, vi dà una descrizione se ci premete sopra. Vabbè, non li facciamo vedere altrimenti, esatto. Che andiamo sullo... E ci sono poi i demoni infernali e altre cose. Se invece usciamo fuori... Sì, che ci conviene uscire perché altrimenti qui... Spoileria no, questo caso con più, basta che vai sul più. E vai, se vai direttamente proprio, torna alla schermata del titolo, facciamo vedere anche le novità, sia in termini di extra, sia ovviamente il multiplayer. Krungex, c'è la creazione lecca lecca, ve l'ho fatta vedere in questo prima, ovviamente tutto ammiccante, ci manca. Prendi un pulsante. No, torna indietro, no, scegli una partita, sì, scusami, quella, no, scusami. Sempre quella tua, no? Sì, assolutamente. Sì, Riccardo P nel frattempo, allora vai sulla galleria e facciamo un po' vedere tutte le cose che ci sono. Riccardo parla del sessismo,
Polygon ha dato un voto basso, ovviamente tra i maggiori contro è stato perché è troppo ammiccante, troppo sessista, veramente americani bigotti del cavolo. Non è sessista, ragazzi, è un gioco che ammicca, va bene, qual è il problema? La protagonista è forte, è femminile e vi fa un mazzo così, per me non è sessista. Addirittura poi andare a abbassare il voto sulle basi di, cioè, questa è follia pura, del recensore che non gli piace sta stronzata, è veramente è malattia, sì, sì, c'è un problema di fondo grosso. Nel frattempo Matteo sta facendo vedere tutti questi extra che si sbloccano dopo aver finito il gioco, prima non ce l'avete, gli sfondi, gli artwork, il jukebox con tutte le musiche del gioco, gli oggetti che sono che vi fa vedere come sono stati creati con tutti gli schemi delle armi, vedete in giapponese come sono andati a crearli, come sono andati a fare il classico storyboard e tutto. E poi abbiamo anche, tornando sempre indietro, abbiamo gli oggetti 3D, modellazione 3D, modelli 3D. Se prendi Bayonetta ad esempio, c'è la versione normale che potete girare, fare tutto quello che volete, quindi fare un po' i depravati, come si suol dire, vedete un po' le chiappe. Questo è sessista, no, è vero, ci sta, l'hanno fatto apposta. Va bene, volevate vedere questo? L'hanno fatto apposta. E ovviamente anche i vari costumi, quindi se torni indietro potete scegliere la modalità di evocazione, che è ancora più carina. Allora, scusate, ecco. Allora dillo Antonio. E voilà, e vai! E poi ovviamente i modelli 3D dei, non dei, è proprio in altissima, dei però, demoni infernali, di tutte le varie configurazioni. Quindi è anche interessante. Voglio dire qualcosa. Voglio dire qualcosa. Che ti fa un mazzo così in questa configurazione. Se torni ancora indietro, abbiamo anche i personaggi già. Questa? Personaggi secondari, le vocazioni, tutte le varie cose così. Vabbè, ci sono anche tutti in realtà i modelli dei personaggi, degli aerei, di tutto. Della moto. Quindi davvero ci sono tanti extra da questo punto di vista. I filmati che si sono sbloccati e le carte. Senza andare qui, in realtà, usciamo fuori e vi mostriamo la modalità doppia apoteosi. La doppia apoteosi è il multiplayer, assoluta novità di Bayonetta 2 rispetto al primo capitolo. Andando a selezionare questa modalità, doppia apoteosi, si accede tutto al menu in multiplayer, sia offline che online. Ovviamente si può giocare scegliendo un compagno governato dal computer, se non avete amici, se non trovate nessuno, oppure direttamente la partita online. Fai ok, impossibile. Vediamo se possiamo saltare, sta schermata del cavolo. No. Amico mio. Ok, si sceglie il proprio personaggio, magari usa un altro tipo di costume. A parte questo va bene. Oppure sono l'orientale, questa qui. L'equipaggiamento, vabbè, è classico. Ok, quindi se trovate qualcuno online, create una partita veloce o trovate un compagno tra gli amici. Altrimenti in questo caso giochiamo con la CPU, che tanto... grazie che ci avvisa che ha disattivato le richieste. Il funzionamento è identico. Vai, penso che devi prendere. Sì. Devi scegliere il personaggio aggiuntivo che gioca con te. Va bene questo, tranquillamente. Aspetta. Man mano si sbloccano altri personaggi. Adesso niente. Nessun equipaggiamento. E che succede? Questa modalità è molto interessante. Vedete, ci sono tutte queste carte che sono 52 e che rappresentano delle sfide. Queste carte si sbloccano man mano che si gioca. Io le ho sbloccate quasi tutte. E bisogna fare una sorta di, vedete, 6 versetti. Quindi dovete fare 6 carte in successione che scegliete una volta. Per esempio, vai la prima in alto a sinistra, giusto per farvi vedere, la più semplice. Dovete scommettere quante aurelle scommettere e in base a quello aumenta il livello di difficoltà. Se vincete avete un sacco di aureole in più, vedete 40.000. Se perdete avete perso quelle aureole in più. A questo punto si entra in battaglia, si gioca in cooperativa. La cosa figa ovviamente è che a livelli alti, quando siete diventati dei pelé di Bayonetta, è bello anche fare le combo assieme, sincronizzarsi. E c'è quella parte centrale, è la luna, e quando si raggiunge un livello di sincronia eccezionale è possibile scatenare la modalità ombra doppia e quindi fare del male incredibile alle nemiche, alle avversarie. Ho questo fantastico arco io adesso. Esatto. Che vi permette di attaccare i nemici, quindi è molto bella questa modalità, che questa è proprio la sublimazione del gameplay di Bayonetta 2, nel senso che una volta siete diventati bravi con il gioco, potete giocare insieme e ammazzare tutti i nemici in simbiosi ed evitare di perdere troppa energia. Tenete conto che ovviamente i primi versetti, le prime carte sono abbastanza semplici, quelle avanzate vi portano davanti un maggior numero di nemici, più ostici, con maggiore energia, che hanno gli scudi, e quindi veramente il gioco diventa una figata da questo punto di vista, anche perché con questa modalità riuscite a ottenere
tante aureole in più che vi servono per ottenere le cose più alte. Cioè addirittura il bietto di platino di Rodan che è tipo 99 milioni di aureole, una roba del genere, 9 milioni di aureole. E quindi per ottenerlo e ottenere il massimo dovete faticare le proverbiali sette camicie. E poi in realtà affrontare le sfide alte insieme a un compagno magari che conoscete e che sono molto osti, che significa divertirsi. Adesso lui ha quasi ammazzato Jen perché Mattia ha messo il livello di difficoltà più alto e quindi ovviamente è ancora più difficile, però lei è ancora viva, dovete anche resuscitarla. E in realtà la sfida qual è? Vedete che voi avete 1460 e loro hanno 2400, quindi non basta soltanto semplicemente uccidere i nemici. Adesso Matteo ha perso perché i nemici hanno ottenuto un maggior numero di aureole, vedete, hai perso. Ma ha fatto una partita incredibile. Però loro hanno ottenuto più aureole di te, quindi non soltanto bisogna evitare di morire e ammazzare tutti. Oh, che fregatura. Bisogna anche fare così, quindi magari scegli la carta sotto e scommetti poco, una soltanto, e vai. E quindi alla fine di questi sei versetti vince chi ne ha vinti almeno 4 o 3 con più aureole. E quando avete finito questi 6 versetti avete una valutazione, avete un certo numero di aureole e anche il vostro grado online migliora perché ottenete una sorta di punti esperienza che vi fanno salire dalla D fino alla SS. Non sono le truppe ma è il grado massimo. Meno male. E quindi è interessantissimo questa modalità in chiave longevità. Quindi non soltanto potete giocare il titolo all'infinito e sfruttare i livelli di difficoltà più alti per sbloccare tutte le caratteristiche, ma potete giocare anche in due online o col computer per ottenere ancora più. Questo era semplice, ho ottenuto l'oro, probabilmente spero che tu abbia fatto sì 7 a 25 6 a 48, hai vinto, quindi un bel baciotto per il mio pubblico. Esatto. E quindi è davvero interessante da questo punto di vista. Andiamo a vedere le ultime domande che sono arrivate. Faccio vedere un altro livello o continuo con le sfide? No, fatene fare un'altra, vai, scegli un'altra sfida. Sempre scommetti, no, scommetti uno sempre, almeno vinci. No, perché è difficile comunque. Cioè, l'ho visto, ho fatto un partitone. In realtà la doppia apoteosi si fa quasi alla fine, cioè dopo aver finito il gioco, perché comunque è più interessante. Poi Matteo è abbastanza sgravato adesso anche come equipaggiamento, altrimenti vi ritrovate a giocare senza equipaggiamento e diventa complesso. E questo sicuramente è ottimo in chiave longevità, e anche per questo che ho confermato il voto, perché se da un lato il single, la modalità storia è bella, ma non è nuova rispetto al primo capitolo, ci sono tante belle cose extra da sbloccare, da giocare, che sono interessanti. Mamma mia. Cioè, platino puro, bravo. Quindi hai vinto 3,50 a 2,29. Ma cerca di farti questi versetti veloci, così facciamo vedere anche il punteggio che sia. Devi fare altri 3 mentre io parlo e poi stiamo in chiusura. Ma Luca Perri, oltre alle apoteosi c'è il livello Matteo Santicchia? Ah, voglia. C'è la prima apoteosi, che è abbastanza semplice, non è complessa, anche per familiarizzare con il sistema di controllo, con il sistema di combattimento. Si sbloccano ancora i corvi? Sì, tra i vari extra ci sono questi corvi che si nascondono all'interno dell'ambientazione, che vanno recuperati per ottenere anche in questo caso delle armi. Riccardo dice che stava scherzando sul sessismo. Intanto Jacopo si è bloccato su Matteo, gli piace tanto. Sono proprio bello, eh? Mentre guardava e giocava. Forse voleva fare il tuo sguardo mentre giocavi. Scherzava sul sessismo, un personaggio forte. E poi davvero fare del sessismo come Resident Evil, quando c'erano soltanto gli africani come nemici, perché i zombie, neri. Cioè, era razzistissimo. Veramente avete rotto le bolle. Se è bello anche... E avete visto, hai fatto una sorta di combo nuova, più bella a livello estetico. C'è anche tantissima varietà a livello estetico. Hai perso. Stai due pari, mi pare, a questo punto. Boh, sì, due pari. Poi scegli adesso il primo a fianco, cioè in alto a sinistra, e il secondo, che sono ancora semplici. Scegli quindi la carta sopra. Esatto. Vedete, nel frattempo scommetti sempre soltanto uno. Così cerchiamo di capire come succede. Ci sono anche i portali avete visto, non so mai dirli, Musflim, che sono delle sfide. Ah, quindi, sì, me ne sono accorto prima. Sono delle sfide a patto di certe condizioni, quindi sconfiggi tutti i nemici senza essere toccato, sconfiggi i nemici con le combo, sconfiggi soltanto con l'apoteosi di Umbra. Quindi ci sono anche varie condizioni da portare a termine, anche in questo caso vi permettono di sbloccare varie cose all'interno del gioco. Si può giocare in due sulla stessa console? Direi di no. Il gioco si finisce in circa 12 ore. Io l'ho finito in 12 ore, da questo, se non sbaglio.
poi in base a come esplorate si può ferire anche un po' di più, anche un po' di meno. Devi un attimo resuscitare la CPU, ecco, se detto. La caccia alle streghe è finita. Sì, perché con questo cacchio di arco abituato con le spadone. Continua comunque. Continua. So, vediamo da che succede, non so che succede. Però era morta lei, non ero morto io, eh. Bravo. Però dovevi salvare. Non ho fatto. Ah, si riparte da capo, vabbè. Va buo. Se torni un attimo sul menu principale, l'ultima cosa volevo far vedere. Non c'è lo split screen assolutamente nel gioco. Comunque il gioco è davvero bello. Molto, davvero, davvero. E allora, nel menu principale ci sono le lacrime di Umbra, l'ultima cosa che facciamo vedere. Le lacrime di Umbra è una sorta di sistema di obiettivi all'interno del gioco vero e proprio. Quindi non ci sono gli obiettivi classici, però si possono ottenere queste lacrime di Umbra, del sangue di Umbra, ottenendo alcune oggetti, alcune cose all'interno del gioco. E poi ci sono i corvi catturati che vi dicevo prima. Quindi ci sono tutti questi piccoli obiettivi che permettono di estendere il gioco, renderlo rigiocabile e farvi esplorare di più il titolo. Siamo a 50 minuti, Matteo, quindi io ti ringrazierei grazie anche a voi, anche assolutamente Jacopo in regia. Il gioco assolutamente 9.5 avuto, esce oggi per Nintendo Wii U, può essere considerato quasi allo stregua se vi piacciono gli action, ecco, una sorta di killer application. Compratelo se avete Nintendo Wii U, perché è davvero un gran gioco, a meno che odiate gli action e quindi lasciate perdere. Noi vi auguriamo buon fine settimana, ritorniamo in sala giochi già stasera e domani, settimana prossima con almeno due super dirette, si avvicina anche Lucca Comics and Games, quindi la miglior copertura di video ludica di sempre, sempre solo su multiplayer.it. Baci, abbracci, ciao e a lunedì.